Il signor Hardy cominciava a dimenticarsi le cose, ma il signor Laurel non aveva alcuna paura di perdere la memoria. Il signor Laurel, infatti, non aveva mai avuto una memoria da perdere. Si può sapere che cosa stai facendo? Il mio cappello dove sarà? Perché non cerchi di scoprirlo da solo? È quello che sto facendo da un'ora e ho guardato dappertutto. Proprio dappertutto? Già, anche nel forno e nel frigorifero. Che hai fatto del mio cappello? Perché nascondere il cappello a un marito che lavora tutto il giorno? Puoi averlo fatto solo tu alla nostra sciocca fantesca. Fate uscire subito il cappello se non volete che prenda cappello. Avanti! Sciocca Fantesca, hai visto il mio cappello? Beh, io, signor Olio... Non tergiversare, Sciocca Fantesca! Hai visto il mio cappello? Certo che l'ha visto! Su, torna in cucina! Molto bene! Come posso farmi rispettare in questa casa in cui sono il padrone? Se ridi di me davanti ai nostri domestici. Moglie, la misura è colma. Se il cappello non esce, uscirò io da questa casa. E giuro che non vi farò più ritorno. Vado a dare un'occhiatina ancora. Guai se non trovo il mio cappello. Dovrò uscire senza. Oh, l'hai trovato poi? Sì. Era nell'armadietto dei medicinali. Cosa fai adesso, esci? Sì, mi passa a prendere Stelio. E la radio la lasci così? Che cos'è la radio? Che non funziona da mesi e mesi. Quando cerco di prendere il Giappone, si scalda e dà la scossa come fosse un ferro da stiro. Mancanza di antenna. E allora mettila questa antenna e più che subito anche. Piazzare l'antenna. Ma devi piazzarla proprio adesso? La mia signora vuol ricevere il Giappone. Olio, anch'io vorrei conoscere il Giappone. Quando arriva, mi inviti? Arriva per radio. Me lo sentirei se mi dai una mano. Porta qui la macchina. Thank you.
Stai bruciando. Mi viene fuochi lombi. Ci vuole dell'acqua. Spegni il mio sedare. Tanta acqua. Avanti, Stelio. Non poca, ma tanta, tanta acqua. Forza, Stelio. Mi sento ardere il posteriore. Che sarebbe questo? Sì. Il vetro e vuole anche sentire il Giappone lui. Passami le scale. Su, c'è tutta quella roba da raccogliere. Quale? Prima sistemiamo l'antenna, prima siamo liberi di andar via. Facci nulla. Mi si sono accorciate le bretelle. Avanti, vieni su. Il Giappone vuole sentire. Dove la metto l'antenna? Stelio, aiuto! Magico! Stelio! Vorresti stare un pochettino più attento? D'accordo. Olio, hai preso proprio tutto? Ogni cosa. Così non dovremmo più scendere dal tetto. Pianta un palo lì sull'orlo del tetto. Attaccalo in cima al tuo pelo. Vuoi sbrigarti? Mm.
Tienile. All'interno della casa, io ti passo il cavo dell'antenna dal tetto. Vai, sbrigati! Nella presa dell'antenna. Lasci la radio com'è ora. Ma per niente affatto. Farò funzionare questa radio, fosse l'ultima cosa che faccio. Andiamo. Ascolti. Ora ascolta. Se non stai attenta a quello che fai, ti strangolo con le mie mani. Elio, dove vai? Fermi la macchina! Olio, scendi da quella scala, è pericoloso! Ma Olio, come faccio a sciogliere? Non scendi! Oh, non Olio. Fare lo stupido! Oh! Ferma la macchina! Oh, ma che curve fai! Elio, fammi scendere! Tira il freno in mano! Oh, il cavalca via! Oh, oh! Fermati, Elio! Fai qualcosa! Ferma, tira il freno in mano! Avanti! Frene! Oh, oh! Mi manca l'aria. Ma che cosa fai? Cerca di farmi scendere. Stelio, avanti, buongiorno. Olio, non puoi salire sull'autobus. Non hai il biglietto, vieni giù, scendi presto. Fermati alla fermata. Non posso fermarmi alla fermata. C'è il biglietto di fermata. Hai visto che sei caduto? Come guidano. Oh, mio povero Olio, è stata una cosa terribile. Oh, moglie mia cara, non piangere, sono sana e salva. Ma non piangevo mica per te. Il tecnico ha portato via la radio. Mm-hmm.
Volete un passaggio? Volete levare questo coso dai binari? Andiamo.